Hello guys e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto una guida su come funziona e su come giocare Whitewoods, il nuovo archetipo che uscirà in Infinite Forbidden. Partiamo col vedere la combo base di questo deck, che inizia con Asteria più una qualsiasi magia o trappola. Normal di Asteria, attiviamo l'effetto, mandiamo di costo una magia o trappola dalla mano o terreno al cimitero per evocare special un mostro, luce, incantatore e tuner da deck. Evochiamo Sylve. Sylve sulla norma o sulla special ci permette di aggiungere una magia o trappola a Whitewoods e aggiungiamo Legend. A questo punto 4 più 2 fa 6 e facciamo Ciela. Ciela è un sincro 6 generico, tuner, che ci permette sulla special di mandare al cimitero una magia o trappola dalla mano oppure che controlliamo per aggiungere un qualsiasi mostro luce incantatore dal deck alla mano oppure una carta Whitewoods. Quindi aggiungiamo in questo caso carta Whitewoods, Vows of the Whitewoods. A questo punto abbiamo due trigger. Il primo è Asteria, il secondo effetto che ci permette di rievocare la special se è stata mandata al cimitero, al nostro cimitero, una magia o trappola per attivare l'effetto di un mostro. Come c'è link 2, l'effetto di Legend, che ci permette di risettarla se è stata mandata al cimitero appunto per attivare l'effetto di un mostro. Quindi si entra, questa la attiviamo adesso, se controlliamo un mostro Illusion o incantatore la possiamo attivare e ci permette di aggiungere un mostro Whitewoods al deck alla mano. E con lei aggiungiamo Reset. A questo punto facciamo di nuovo sincro, vi ricordo che il sincro 6 è tuner, quindi 6, 2, 8, entra Diabel. Lei sulla sincro summon, se l'abbiamo sincrato utilizzando come materiale un mostro tuner sincro, e possiamo scegliere un bersaglio, una magia o trappola nel nostro cimitero, qualsiasi, senza limitazioni, e aggiungerla alla mano. Quindi aggiungiamo, ritargettiamo l'impermeccia e ci riaggiungiamo la mano. A questo punto effetto di reset che ci permette di scartare, di mandare al cimitero, anzi una magia o trappola dalla mano terreno al cimitero per evocare la special e aggiungere anche da deck un mostro Whitewoods. In questo caso aggiungiamo Orsia. A questo punto nuovo trigger, la trappola, anche questa come la magia si resetta se viene mandata al cimitero per attivare l'effetto di un mostro. Effetto di Orsia, se controlliamo un mostro Whitewoods la possiamo evocare special dalla mano. E poi qui facciamo link 2, mascherena. Settiamo l'imperma. Questa è la nostra handboard base. Abbiamo comunque tantissime interruzioni, infatti quando l'avversario attiva una carta o un effetto qualsiasi possiamo mandare una magia o trappola dalla mano o che controlliamo al cimitero per evocare special dall'extra deck un mostro sincro di livello 7 inferiore tuner dal nostro extra deck, cimitero o anche dalle bandite. Quindi possiamo mandare per esempio l'imperma, potremmo mandare anche una qualsiasi magia o trappola dalla nostra mano per evocare Sylvera. Lei sulla special summon fa Book of Eclipse solo per i mostri dell'avversario, quindi copre tutti i mostri dell'avversario, molto molto forte. Inoltre ha anche un effetto continuo che aumenta di 500 punti l'attacco ai nostri mostri sincro, illusion e incantatore. E inoltre quando attaccano dei mostri in posizione difesa fanno danno perforante doppio, quindi avete capito la sinergia, coprite tutti i mostri e poi li picchiate e gli fate doppio danno perforante, è molto facile di cappare. Poi abbiamo Mascherena ovviamente, che linka se stessa e Sylvera e fa SP, SP sulla summon bandisce una volta, poi attiva un altro effetto avversario bandisce un'altra volta e poi abbiamo anche la trappola. La trappola ci permette di evocare special dalla mano o deck un mostro Whitewoods. Poi, immediatamente dopo che questo effetto sia risolto, di evocare tramite evocazione sincro un mostro Whitewoods dal nostro extra deck. A questo effetto incateniamo l'effetto di Zia, oppure possiamo incatenare anche l'effetto di Sylve, perché è un effetto condiviso, che ci permette di scegliere come bersaglio un mostro sincro Whitewoods nel nostro cimitero, farlo ritornare nell'extra deck e poi evocare special questa carta con gli effetti negati. Quindi rimischiamo Sylvera, evochiamo Zia, risolviamo la trappola che evoca da deck e poi ci permette appunto di fare un'evocazione sincro e di sincrare di nuovo Sylvera. Ma voi direte, ma come Sylvera? L'abbiamo già fatto l'effetto? Sì, ma questo effetto è Soft Once, quindi abbiamo un nuovo Book of Eclipse, doppio Book of Eclipse. Tra l'altro ha questo effetto, siccome è stato evocato un mostro tuner, luce, incantatore nel turno dell'avversario, incateniamo anche Reset che poi si rialza la mano, quindi abbiamo anche il follow up assicurato per il prossimo turno. Le cose cambiano e cambiano davvero parecchio se accompagniamo Asteria con Toy Box. La combo viene stravolta e l'handboard diventa praticamente irribaltabile. Attiviamo Toy Box. Toy Box ci permette una volta per turno di attivare uno di questi due effetti o di distruggere fino a due carte nella nostra zona magia o trappola oppure di settare direttamente da deck anche scoperti sul terreno
mano o anche cimitero, fino a due mostri con toy, con giocattolo in pratica, nel nome, che si possono settare da soli dalla mano nella Spell and Trap Zone. Quindi attiviamo appunto questo effetto, ci settiamo la deck Toy Soldier e Toy Tank. L'avversario tra l'altro non dovrebbe sapere dove li avete settati, quindi teoricamente dovreste farli vedere, mischiarli e poi settarli, vabbè, ma non è rilevante. E questi sono importanti perché adesso con Asteria possiamo mandarli di costo, perché sono delle magie trappole, quindi mandiamo di costo il nostro Toy Soldier per evocare special deck Silve. C'è Link 1, il signorino Silve o signorina. C'è Link 2, il Toy Soldier, che siccome è stato mandato dalla zona magie trappola mentre era settato al cimitero, si evoca special. Quindi abbiamo un body in più. E qui aggiungiamo Legend of the White Woods. A questo punto è stato evocato Toy Soldier, si attiva l'effetto che si attiva sulla normal, sulla sua special summon, che ci permette di aggiungere una Toy Box dal deck alla mano. Se però controlliamo già i Toy Box, possiamo aggiungere invece un mostro luce di livello 4 qualsiasi. E aggiungiamo Teo, che vedrete più tardi. Comunque è un brick. Questo mazzo, questa versione, gioca solo 2 brick su 41 carte, però vale la pena, datemi retta. A questo punto Legend ci va ad aggiungere sempre la solita reset. E facciamo con la nostra quarta summon un Synchro 6 Immortal Dragon, che non è altro che un Synchro 6 Tuner Oscurità generico. A questo punto, con la nostra quinta summon, 6+4 Arms of Genex Return 0. Questo qui è la nostra protezione contro Nibiru, perché quando l'avversario attiva l'effetto di un mostro, Quick Effect, possiamo bandire un mostro al nostro cimitero con il suo stesso attributo per negare quell'effetto e distruggerlo. Quindi potenzialmente possiamo negare Nibiru senza problemi, perché abbiamo già tanti luce da rimuovere. Quindi siamo protetti a Nibiru. A questo punto, effetto reset, che manda al cimitero Toy Box, si evoca special e ci va ad aggiungere dal deck la mano la signorina Arzia. A questo punto Toy Tank, procca, perché anche lui, se viene mandato, si evoca come il Toy Soldier. Effetto Irsia, che si evoca perché controlliamo White Woods. Synchro 6, la signorina Arziela. Ziela manda di costo la Toy Box e ci va ad aggiungere un incantatore luce qualsiasi, Deiris Swirl, e a breve capirete perché è importante. Questo è il secondo brick, l'unico altro brick che giochiamo in questa versione. Si attiva in risoluzione effetto di Asteria, perché abbiamo mandato appunto Toy Box per attivare l'effetto di Irsilea. Qui Synchro 8, entra la signorina Diabelle. Diabelle ci sceglie come bersaglio la Toy Box e ce la riaggiunge la mano. A questo punto attiviamo l'effetto di Silve, che sceglie come bersaglio Synchro White Woods, lo rimischia e si evoca. E vi ricordo che gli effetti di Silve sono negati. E questo è importante perché Deiris Swirl, durante la main phase, rapido, se c'è un mostro con i cui effetti sono stati negati sul terreno, si può evocare special. Poi anche degli altri effetti quando si trova sul terreno, a seconda di se l'avversario evoca special mostri dalla mano, deck o extra deck, però non sono rilevanti perché lo utilizziamo solo come body aggiuntivo. A questo punto riattiviamo la Toy Box, attiviamo il secondo effetto di Toy Tank, che ci permette di tributare questo mostro per evocare special un mostro di livello 6 o inferiore dalla nostra mano, o se controlliamo Toy Box ci permette di rievocarlo anche da cimitero. Quindi evochiamo sia da cimitero. A questo punto riattiviamo la Toy Box, portiamo da deck Toy Soldier e portiamo da cimitero il Toy Tank, questo perché adesso inizieremo a pescare. A questo punto facciamo 8 non tuner, 4 tuner, andiamo a evocare la nostra Centurion Legatia, che non è altro che un Synchro 12 che ci fa pescare. Quindi peschiamo carta, attiviamo l'effetto di Irsia, l'altro effetto, non quello che si rievoca al cimitero, ma quello che ci permette di mandare una magia trappola da mano o terreno al cimitero per pescare una carta. Quindi mandiamo il Toy Tank, peschiamo un'altra carta gratis, quindi abbiamo già due pescate gratis con questa combo. Tra l'altro abbiamo pescato pure un HT qui. Tuner di livello 4, non tuner di livello 8, entra qui il nostro Crimson Dragon. E già penso che abbiate capito dove vogliamo arrivare. Ma non è finita qui, perché adesso possiamo evocare Teo, che si evoca special se controlliamo, se c'è in realtà sul terreno un mostro evocato special dall'extra deck, quindi entra così. È semplicemente un livello 4 non tuner che possiamo evocare gratis, che possiamo tutorare la deck. Attiviamo l'effetto di Rzia, che non abbiamo ancora fatto rientrare, rimeschiamo il Synchro 8 e entra special. A questo punto entra di nuovo il Synchro 8 e qui siamo davvero pieni di interruzioni. Infatti nel turno dell'avversario abbiamo il Monster Negate di Arms of Genex, che può negare per esempio l'effetto Mostro Dark, che è stracomune, ma non solo, perché questo effetto è
once per attribute, quindi possiamo anche negare, per esempio, nello stesso turno anche un mostro luce. E vi ricordo che li distrugge anche, quindi siamo protetti. Sempre in androfese possiamo fare il Crimson Dragon, che sceglie come bersaglio Legatia e fa entrare il Cosmic Blazard. Se vogliamo un Omni-Negate qualsiasi, questo nega qualsiasi cosa, bandendosi di costo. Oppure possiamo fare il più classico Calamity, quindi il Calamity che lo attivate, l'avversario non può più fare niente per il resto di questo turno, finisce così, non può nemmeno rispondere, se entra questo è finita praticamente. Poi nel caso in cui non sia entrata Calamity Lock, l'avversario attiva una carta, un effetto, possiamo ancora fare Diabelle, mandiamo appunto una Maceo Trappola, evochiamo appunto il nostro, la nostra Silvera, che sulla Special fa Book of Eclipse sui mostri dell'avversario. Tra l'altro a questo effetto qua, siccome abbiamo evocato un mostro, tuner, incantatore, luce nel turno dell'avversario, incateniamo anche la reset che si aggiunge in mano come follow up. Poi c'è anche un altro effetto, tra l'altro di protezione, di Toy Box, che una volta per turno, quando un mostro dell'avversario dichiara un attacco, possiamo distruggere una, anzi mandare, scusate, una carta coperta sul nostro terreno che controlliamo per distruggere quel mostro, quindi c'è anche questo. Quindi abbiamo fatto Calamity Lock, protetti da Nibiru, più follow up assicurato, ma che volete più? Andiamo a vedere la lista che ho utilizzato per fare queste combo. Per realizzare questo video mi ha aiutato un amico del mio local, Federico Conestari, che avrete già visto sul canale in realtà, perché ha fatto top 64 al Nazio utilizzando Snake Eye Fire King giocando Sauravis, quindi andatevi a recuperare il video male se vi interessa quella lista. Quindi lui mi ha passato questa lista e anche le combo. E andiamo subito a vedere. Allora, di sicuro 3 Asteria, 2 per Dirzia, 3 per di Silve, 3 per di Reset e poi 3 per della Magia Legend e 1 per della Trappola. Engine Toy Box, 3 Toy Soldier che all'occorrenza vi vanno a searchare appunto la Toy Box e un Toy Tank che non è un brick perché alla fine lo potete settare dalla mano, sia lui che il Toy Soldier li potete settare alla mano con il loro effetto anche se non partite i Toy Box e poi li mandate e si evocano senza problemi. E poi abbiamo il vero brick che è Dogmatica Teo. E poi un semi-brick che è dei Iris Swirl, perché in realtà questo, se è accoppiato con Veler Imperma, può fare anche un'altra interruzione, perché entra quick durante la main phase, se c'è un mostro sul terreno il cui effetto è negato, quindi fate Imperma, poi lo fate entrare, e poi a seconda di dove evoca l'avversario potete fare uno di questi effetti, quindi se evoca la deck pescate due carte, se evoca dalla mano potete evocare special un mostro alla vostra mano, se evoca extra deck potete paccare un mostro, il mostro che è stato evocato extra deck appunto, quindi semi-brick tra virgolette. Assieme a sta roba abbiamo ben 17 non engine, quindi abbiamo una roba come 3 tra trust e talent, più abbiamo anche altre 14 entrap, quindi un bel numero senza dubbio. Di extra deck, uno per di Rziela, uno per di Silvera, uno per di Diabelle e poi Immortal Dragon che ci serve per riuscire a fare l'Arms of Genex, un Cos Angel comunque potete fare, Legatia, più Cosmic Blazard, Crimson e Hot Red per fare la lock appunto se abbiamo accesso alla roba Toy Box e poi Mascherena per la board classica assieme a Lina, SP, Access Code che c'è una chiusura aggiuntiva e anche Selene che oltre a darci la chiusura con Access Code vi ricordo che questo rimuovendo 3 segnalini evoca un qualsiasi incantatore quindi può anche rievocare Silvera e Silvera se viene evocata specie in qualsiasi modo fa Book of Eclipse non once e tra l'altro questo effetto di evocare da cimitero durante la main phase è rapido, basta che avete abbastanza segnalini quindi potete utilizzarla anche come interruzione del turno dell'avversario. Ci sono tante versioni diverse di questo deck, c'è chi gioca Formula, c'è chi gioca Top Ere, c'è chi gioca Galleon Granite che si fa appunto fai due livelli 4 e ti vai a tutorare Nibiru da deck, Apollusa, ci sono combo con Runic, con Centurion, c'è tanta roba. Tutte però queste versioni giocano tantissimi brick per una board magari leggermente più forte, ma non ne vale assolutamente la pena e sacrifichi tantissimo non engine. Invece questa versione mi piace davvero tanto, riesce a fare comunque... Cioè, che volete di più di fare la Calamity Lock protetta da Nibiru più follow up? Non vi serve altro, quindi... Senza dubbio questa è la versione migliore che io abbia mai visto di questo deck. Pro e contro di questo deck. Pro, di sicuro, 17 non engine su 41 carte, strabuono, ci piace. Bella anche la versatilità del sincro, che ci può tutorare un qualsiasi luce incantatore, anche Veler da deck, stracarino. Tra l'altro Asteria che porta un qualsiasi luce incantatore tuner, pure ci saranno delle combo, cioè... Tanto potenziale sicuro su questo deck perché poi porta appunto abbastanza generico, luce incantatore, tuner, ce ne stanno tanti che girano. Tra l'altro strabello anche il fatto che questo è soft once, quindi lo puoi fare più volte per turno con questo Book of Eclipse che si continua a coprire i mostri, è sempre una interruzione più forti. Se avete accesso a Toy Box ragazzi le vostre opzioni diventano infinite perché avete
un sacco di body infiniti, discard per tutte le vostre carte. E tra l'altro questo deck ha un ottimo follow up, un ottimo anche recovery perché si rimischia i sincro, quindi basta giocare un pezzo di ogni sincro perché poi li rimischiate con questi che si rievocano. Cioè anche questa è tanta roba. Contro è che se non partiamo con toy box le nostre opzioni si riducono. Avete visto la differenza tra la prima combo e la seconda, quindi toy box è un pezzo stra importante. Abbiamo solo 6 carte per avere accesso a questa engine. Inoltre, un conto è partire con Reset o con Asteria, un conto è partire con altri pezzi. Vi ricordo che la magia la possiamo attivare solo se controlliamo già sul terreno Mostro Illusion Incantatore, quindi magari ci sono alcuni spot in cui possiamo briccare tra la magia e i brick che giochiamo, anche questa è una roba negativa. Un'altra, questa invece è una mia supposizione, un altro problema che potrebbe avere questo deck è magari il costo, perché hanno annunciato poche secret per adesso, questo è un nuovo archetipo, secondo me si beccherà almeno 3 secret, quindi sarà abbastanza gratis. Mia supposizione, non si sa mai, vedremo con gli spoiler poi se avrò ragione o meno. In conclusione, cosa penso di questo deck? Penso che sia un pochino acerbo. Ha tanto potenziale perché ragazzi, appunto, searcha, roba così generica, incantatore, tuner, luce, oppure evocare dextra deck un qualsiasi sincro livello 7 inferiore tuner, cioè troppa roba che può essere davvero troppo forte. Vedremo magari con le nuove ondate di supporto, però non è ancora pronto per fare risultato, secondo me non è abbastanza consistente, non è abbastanza stabile, però è una roba che magari aspetterei un pochino, magari che le carte scendano dopo l'app iniziale per poi prenderle, perché è una roba, è un deck che può fare, può avere un futuro, ecco, però, capito, deck che fa 2 card combo in un meta in cui la one card combo di un sacco di deck fa il devasto, forse non è ancora ora, ecco, non è ancora ora. In ogni caso, anche questo deck vi ricordo che esce in Infinite Forbidden. Tra l'altro, sbrigatevi a prendere questi box. Già i box in inglese sono finiti. Quelli in italiano hanno iniziato a aumentare il prezzo. Ve l'ho detto che sarebbero finiti, quindi sbrigatevi finché potete. Utilizzate il mio link in descrizione così supportate il canale. E come al solito spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye guys.